Non ci pare, ma sono Renzo Arbore, non so se, insomma, quello là, e allora partecipo alla campagna meridionale.it per praticamente far rivivere, ma vive benissimo già come chiesa cattolica, ma far rivivere come cenacolo per musicisti la chiesa di San Potito, nei pressi della mia prima abitazione napoletana. Quando io sono arrivato a Napoli stavo da quelle parti, Salvatore Tommasi si chiamava la strada, lì vicino usciva su Salvatore Rosa e qualche volta andavo a pregare a San Potito, non personalmente a lui, nella chiesa. E allora, insomma, io credo che se si può, bisogna meridionare.it qualche cosa per aiutare questo cenacolo voluto da un'associazione presieduta da Carlo Morelli, che è importante per far vivere e rifugiarsi nella musica. Oggi Napoli, devo dire la verità, è ritornata a un suo splendore, grazie proprio a tante iniziative che valorizzano la musica e l'arte napoletana che se ne dica, è veramente una medicina straordinaria per la nostra città. Quindi si aggiunge adesso questa missione della Chiesa di San Potito di aiutare tutti quelli che vogliono fare musica, debuttano, che studiano e naturalmente gli insegnanti che usano il loro tempo per comunicare la magia della musica. Allora, mi raccomando, meridionale.it, aiutate la Chiesa di San Potito, può darsi pure che San Potito fa una grazia, che non si butta niente. Ciao.